Stretta finale per Fabio Maistro e Mattia Del Favero. I due giocatori sono vicinissimi a indossare i colori biancazzurri e a mettersi a disposizione di Massimo Oddo. Maistro, classe 98, arriva in prestito dalla Lazio, che già lo scorso anno, dopo averne acquistato il cartellino dalle Rieti, lo aveva girato a titolo temporaneo alla Salernitana. Agli ordini di Ventura, Maistro ha collezionato 33 presenze con 2 reti all'attivo. Si tratta di una mezzala che riesce a mettere insieme qualità e quantità. Anche il portiere Mattia Del Favero è classe 98. Ha fatto tutta la trafila con le giovanili della Juventus, giocando anche in Under 17, Under 19, Primavera e Under 23. La scorsa stagione, titolare nel Piacenza in Serie C, prima che un infortunio alla spalla lo costringesse ai box. Poco dopo è arrivato lo stop ai campionati. Proprio stamani il giocatore è stato in sede, dove ha sottoscritto il contratto con il presidente Daniele Sebastiani e lui il vice Fiorillo. Manca pochissimo alla formalizzazione del ritorno di Cristian Capone. Il talento di proprietà dell'Atalanta ha impressionato Oddo lo scorso anno a Perugia. Grandi qualità, ma poco carattere. Un talento che lo stesso Oddo cercherà di far sbocciare, come fatto con Caprari. Nel precedente biennio biancazzurro, Capone ha fatto bene nei primi mesi con Zeman nel 2017, salvo poi eclissarsi di fronte ad una serie di infortuni e la incapacità di confermare determinate aspettative. Sul fronte attacco resta poi centrale il nome di Federico Dionisi, centravanti del Frosinone, che il tecnico Nesta ha ormai messo alla porta e che è a scadenza giugno 2021. Trattativa comunque non semplice, perché il club laziale vuole un indennizzo e poi c'è lo scoglio dell'ingaggio alto percepito da Dionisi. Tra gli obiettivi principali del Delfino c'era anche Gennaro Tutino. Il presidente Sebastiani non lo ha mai nascosto, ma ora anche il giocatore sembra essersi convinto ad accettare il trasferimento alla Salernitana, che già da giorni aveva l'accordo col Napoli. Anche l'ex biancazzurro Palmiero finirà a Salerno. Resta ancora viva la pista Manuel Pucciarelli. Il giocatore di proprietà del Chievo spera fortemente di poter indossare di nuovo la casacca biancazzurra, ma come confermatoci dal suo agente, negli ultimi giorni non ci sono stati più contatti coi dirigenti del Pescara. Un discorso che potrebbe essere ripreso prossimamente. Nella serata di ieri poi sui social si era diffusa la notizia di una chiusura positiva del Pescara per i difensori Angella, Martella e Zampano, cosa che il presidente Daniele Sebastiani ha smentito. Fra i tre il più vicino è Zampano, ma Pescara e Frosinone non hanno ancora raggiunto l'intesa e la trattativa è in stand-by. Sembra in discesa quella per portare in biancazzurro il promettente difensore classe 2001 Caleb Okoli, per lui doppia nazionalità, nigeriano di origini ma nato e cresciuto a Vicenza, nel cui settore giovanile ha iniziato prima di passare al club orobico. 40 presenze con la Primavera e ora la voglia di proseguire il percorso di crescita e debuttare tra i pro in riva all'Adriatico. Quindi la dirigenza biancazzurra cercherà uno o due difensori centrali e solo in quel caso potrà far partire Drudi o Scognamiglio o entrambi.